Buongiorno cari amici di Real Team TV, abbiamo oggi il piacere di ospitare un giornalista scrittore, sto parlando di Stefano Tamburini. Buongiorno Stefano, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Ecco, Stefano è qui per presentare questo suo libro che si intitola Il prezzo da pagare. Storie di donne e uomini ribelli, quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili. Edito da Il Foglio, e approfitto subito per passare la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei, benvenuto Stefano, è un piacere averti qui con noi. Grazie. Allora Stefano, giornalista, scrittore, cominci già da giovanissimo, ho visto i tempi del liceo, a collaborare insomma con i quotidiani, ho visto Il Tirreno e poi con tantissime altre testate del territorio nazionale, di tante diventerai anche direttore, quindi insomma una bella carriera da giornalista, direttore, ma anche scrittore, e oggi parleremo appunto di questo tuo nuovo libro, ripeto, Il prezzo da pagare. Storie di donne e uomini ribelli quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili. Edizioni Il Foglio, prefazione di Rosy Bindi, e ho visto anche insomma semifinalista al premio Bancarella Sport, quindi un bel traguardo, un qualcosa insomma di davvero positivo e interessante. Come nasce, Stefano, l'idea di questo libro che comprende 30 storie, anzi 30 storie più una per essere più precisi, di questi uomini ribelli, di questi uomini che hanno lottato per appunto dei diritti umani, civili, con lo sport in sottofondo, quindi lo sport è quasi un pretesto per parlare di politica, di costume, di religione, però lo sport è importante, adesso ce ne parlerai meglio tu. Intanto da dove parte quest'idea, da quando decidi di occuparti di queste storie? Io mi sono imbattuto in queste storie quasi per caso, nel senso che tra i miei lavori ce n'era anche uno che riguardava il coordinamento delle iniziative speciali per grandi eventi, tra cui anche le Olimpiadi, per 18 giornali locali del Gruppo Espresso. Quindi chiaramente, dovendosi occupare anche di un po' di storia di queste Olimpiadi, mi sono imbattuto in alcune storie conosciutissime, no? Quindi quelle le ho un po' lasciate fuori, Mohamed Ali ad esempio non c'è. La storia di copertina, c'è il famoso podio di Città del Messico dei 200 metri del 1968, io non racconto la storia dei due afroamericani, racconto la storia del terzo di quel podio, arrivato secondo, l'atleta australiano, che solo per aver espresso solidarietà al ritorno in patria ha pagato carissimo. È stato ridotto alla fame, alla minimalità, nel senso è stato emarginato da una società come quella australiana, che è estremamente razzista. Nel libro si trova anche un'altra storia, che è quella di Katie Freeman, vincitrice dei 400 metri alle Olimpiadi di casa a Sydney, che fu anche la portabandiera come rappresentante della comunità, di quel che è rimasto della comunità aborigena, perché è un popolo che è stato sterminato, ridotto di fatto in semi-schiavitù. Lei racconta che quando era bambina faceva le gare, le vinceva, sul podio andavano la seconda, la terza, la quarta classificata, perché lei come aborigena non aveva tenuto le medaglie. Quindi ci sono storie che riguardano paesi dove ci sono state le dittature, il blocco dell'est ai tempi del comunismo, le dittature sudamericane di stampo fascista, e ci sono i paesi cosiddetti giusti, no? L'Australia è insospettabile, questo signore ha pagato un prezzo carissimo. Alle Olimpiadi successive aveva uno dei libri tempi, non fu iscritto. Quando hanno fatto le Olimpiadi in casa lo hanno invitato gli americani, gli hanno fatto, hanno tributato grandi loro, l'hanno portato loro allo stadio, e alla fine solo quando è morto, il nipote ha ripescato questa storia, l'ha fatta conoscere, il Parlamento australiano all'unanimità ha approvato un documento di scuse, purtroppo lui non c'era da più. Quando è morto hanno aspettato 9 giorni per fare i funerali, per permettere agli altri due atleti del podio di andare ad omaggiarlo portando la bara a spalla che dovesse stata. Lui, nella parte finale della sua esistenza, ti chiedeva, quando questa cosa è cominciata ad emergere, se si era pentito, se non era, non sarebbe stato meglio farsi un po' di affari propri. Lui disse che quello che aveva fatto valeva molto di più di quella medaglia. Credo che l'ho scelta come storia di copertina, un po' perché si riconosce a quell'immagine, ma perché questa è una delle tantissime storie dove il sacrificio, cioè qualcuno sacrifica la propria prestazione, anche qualche vittoria,
paga un prezzo salatissimo, può essere quella di essere ridotti in miseria, o in altri casi qualcuno ha pagato anche la vita. Ecco, e questo anche, ritorniamo proprio alla scelta del titolo, il prezzo da pagare. Dietro queste lotte, dietro queste storie, c'è chiaramente un prezzo da pagare altissimo. Non è mai una strada facile, addirittura a volte chiaramente con la vita, ma ci sono comunque storie di dolore, di momenti difficili, quindi niente di spianato purtroppo. E queste storie chiaramente ci ricordano l'importanza anche della memoria, Stefano, perché la memoria deve essere sempre viva, anche perché grazie anche a queste storie sono cambiate tante cose. Tu questo lo fai anche intuire dalla lettura di questo libro. Sì, sono 30 storie più una, si parte, io l'ho messo in ordine cronologico, però uno può leggersele anche andando a zigzag dentro il libro. Casualmente non l'ho fatto apposta, avrei dovuto fare bella figura per dire che sono metà di donne e metà di uomini, che ho rispettato la parità di genere, giuro che mi è venuto per caso questa parità. Però era una domanda che ti avrei fatto, perché ci ho fatto caso, anche perché il pario anche tra uomo e donna è un altro tema che affronti, sì, quindi esatto, ti ho fatto caso. Parte dal secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso, dal primo pugile che conquista il titolo mondiale dei massimi combattendo un atleta bianco, fino alle prime donne che partecipano alle Olimpiadi. C'è una storia, una delle tante storie che è emblematica, quella forse una tra le più conosciute, una delle poche che è realmente conosciuta di suo, e tra l'altro su questo personaggio, Alfonsina Stata, sono stati scritti dei libri solo su questa storia, molto belli, che consiglio di leggere con i miei libri, quelli sono veramente belli, un po' romanzati, ma è una storia molto, molto vera, ed è una storia che testimonia quanto fossero le donne le prime nemiche dell'emancipazione femminile. Questa ragazzina che prende la passione per la bicicletta, prova il primo ostacolo con la mamma, quando si accorge che va in bicicletta, fa le gare e batte gli uomini, le dice che deve andare via di casa perché fa scandalo, le dice che si deve sposare, lei non si sposa, si accompagna, convive con un uomo per 10 anni e poi si sposa dopo, e diventa l'unica donna che corre il giro di terra con i maschi. E a bordo strada le offese peggiori gli arrivavano dalle donne, quindi chiaramente era nemica, cioè le donne stesse non riuscivano a capire il valore di quel messaggio. Così come era capitato con la prima medaglia italiana alle Olimpiadi, nei 60 ostacoli, con Dina Valda, che come prima avversaria aveva la mamma che voleva che facesse danza, invece l'alleato principale era il padre che accompagnava a fare sport. Quindi anche molti luoghi comuni, anche alcune cose che oggi le leggiamo con un aspetto di sia una cosa scontata, non è affatto così. È capitato anche con una cosa che oggi veramente le ragazze di oggi la vivono come la normalità, correre la maratona. Oggi nella maratona si verifica la maggiore vicinanza tra i tempi degli uomini e quelli delle donne. Ecco, fino agli anni 70 alle donne era vietato correre, non potevano iscrivere. E questa storia è cambiata perché due donne separatamente l'una dall'altra si sono iscritte, una è stata respinta perché si era iscritta con nome e cognome, hanno scoperto che era una donna, non l'hanno fatta correre, lei ha corso senza il pettorale, l'altra l'anno dopo si è iscritta con le iniziali del nome, quindi ha fregato tutto, si è vestita un po' da uomo, e la fortuna è stata che il direttore di corsa si accorge di questa presenza, fa per buttarla fuori. E succedono due cose contemporaneamente. Uno, che il marito della signora era un lanciatore di martello che si mette nel mezzo, e ovviamente era un po' difficile da spostare, e quindi questa signora continua a correre, ma c'è anche la solidarietà degli altri compagni di corsa, d'accordo? Cioè questa donna in qualche modo le fanno da cornice e accettano e l'aiutano a correre, e poi in quel momento casualmente si trova lì un fotografo. Ecco, oggi noi con il telefonino fotografiamo tutto quello che accade, ormai diventa difficile che non ci sia un'immagine filmata. All'epoca bisognava che ci fosse proprio il fotografo. C'era il fotografo di un giornale che ritrae questo momento, e quel momento il giorno dopo è sulla prima pagina dei giornali americani. Non c'è la notizia di chi ha vinto la maratona di Boston, ma c'è la notizia di questa signora. È chiaro, da lì quel pettorale, poi quel numero di pettorale sarà ritirato in futuro, avrà fatto tutti gli onori del caso, ma al momento lei non viene nemmeno premiata, non viene messa neanche negli ordini di arrivo.
Ecco, grazie a queste due signore è cambiato poi anche il programma delle Olimpiadi. Cioè, alle Olimpiadi le donne correvano con le stesse distanze degli uomini fino a 1500 metri, poi certo per loro c'erano solo i 3000, gli uomini avevano 5000, poi si viene la maratona. Questo programma è stato poi successivamente unificato. Ecco, queste sono tutte battaglie, anche se vogliamo possono sembrare poca cosa, ma guardate che oggi quello che appare scontato, cioè che le donne possono correre la maratona, neanche tantissimi anni fa, anche una sessantina di anni fa, era vietato, cioè non è che era una cosa poco consueta, non si poteva, era impedita l'iscrizione a queste gare. Quindi non abbiamo fatto dei passi da gigante da chissà quanto tempo, non siamo molto avanti ai paesi canadesi, lì si raccontano anche poi dei paesi canadesi, le donne costrette a portare il velo. Da noi non era molto diverso, perché la Ondina Valla, che vinse le Olimpiadi nel 1936 a Berlino, non andò a quelle precedenti perché il Papa e il Duce si opposero all'idea di una donna che viaggiava con gli uomini. Cioè, la nostra società era abbastanza indietro, quindi tutta una serie di conquiste sono avvenute attraverso atti di ribellione che non vanno confuse, questi atti non vanno confusi con l'atto del lavativo, cioè di quello che non può lavorare e si ribella e dice non è giusto quello che mi viene chiesto. Questi sono atti che comportano il pagare un prezzo in molti casi e danno un beneficio agli altri, non quasi mai è un beneficio che torna immediatamente addosso a chi ha fatto questo atto di ribellione. Esatto, perché ci sono anche storie appunto di uomini, di donne che hanno vinto nonostante hanno perso, nel senso che poi sono arrivate dopo questi progressi. E come dici tu, è bellissimo anche leggere questo tuo libro e queste storie, perché intanto si rivive uno spaccato di una società che era diversa, ma effettivamente non così lontana, e qui torna l'importanza della memoria di capire che dietro queste storie ci sono state delle lotte importanti e non così semplici, la strada è stata molto tortuosa. Ecco, ma lo sport, Stefano, l'importanza dello sport che fa appunto da sfondo a tutte queste storie, la forza anche dello sport, che può essere positiva ma che può essere anche usata male, perché si parla anche di corruzione, si parla anche di mafie legate al calcio, non per forza a squadre di Serie A, anche a squadre minori, o comunque corruzione legata appunto a questo anche fenomeno di massa che è lo sport, perché comunque ha un eco molto forte. Ma lì si possono, proprio perché la storia ci insegna e ci fa capire cosa abbiamo fatto, e c'è bisogno della manutenzione dei diritti, altrimenti si perdono o comunque cambiano scenario. Qui ci sono un paio di storie che riguardano l'apartheid, una in particolare è quella di Arthur Ashe, il tennista americano di colore che per accettare di partecipare, di far tornare in Sudafrica nel circuito internazionale con la Coppa Davis, pretende che al torneo di Città del Capo il pubblico possa entrare mescolato, mentre prima c'erano gli ingressi solo per i bianchi, insomma, riservato. Ecco, questo, in quel periodo il movimento sportivo internazionale contribuì non poco alla caduta del regime sudafricano all'apartheid, perché il Sudafrica fu isolato. A un certo punto fu deciso, quando alle Olimpiadi loro presentarono una squadra composta esclusivamente da atleti bianchi, furono estromessi, e fu estromesso anche per alcuni anni anche la Nuova Zelanda, che andò a giocare una partita di rugby in Nuova Zelanda e in Sudafrica, e fu a sua volta esclusa. Rimase fuori solo il motorsport, è uscito perché poi il motorsport dopo torna con tutte le sue peggiori articolazioni, che continuava a correre i Gran Premi in Sudafrica, sia la Formula 1 che il Moto Mondiale, dovettero intervenire i governi come case costruttrici, sulla Ducati, sulla Mercedes, sui vari governi, se non ci andate più, e smisero di andare anche a correre con le macchine e con le moto. Oggi accade esattamente il contrario, cioè c'è la colonizzazione alla rovescia, nel senso non hanno bisogno di invaderti, ma prendiamo gli ultimi mondiali di calcio che si sono giocati in Qatar, sono stati assegnati sulla base della corruzione. La Francia si è vista acquistare 24 miliardi in aerei da guerra dal Qatar, che non ne ha bisogno. Uno sceicco qatariota ha comprato il Paris Saint-Germain a 10 volte il valore di quella squadra, chiaramente poi la squadra di Platini
adesso Sarkozy in qualche modo ci sono finiti dentro, però noi abbiamo accettato di giocare dentro degli stadi per la cui realizzazione di stadi e infrastrutture sono morti 6.500 operai ridotti in semischiavitù. Ecco, noi siamo passati a questo, la Saudi Aramco, che è l'azienda petrolifera di Stato dell'Arabia Saudita, principale fonte di inquinamento del mondo, è l'azienda più ricca del mondo, distribuisce 50 milioni all'anno di sponsorizzazione della Formula 1, più altri soldi per ospitare i Gran Premi in casa. Per loro quei 50 milioni corrispondono, di risparmio il conteggio, però fidateli, alla colazione al bar di un solo giorno di un operaio che guadagna 1.500 euro al mese, quindi niente. Ecco, loro con quei soldi fanno vedere che le loro benzine sintetiche sono buone per abbattere l'inquinamento. Non è assolutamente vero, loro si stanno preparando a colonizzarci, a venderci ancora energia, e noi accettiamo questo per pochi spiccioli, per quelli che per loro sono pochi spiccioli. Purtroppo c'è uno squilibrio di valori e di potenzialità di acquisto che ci fa stare dalla parte, ci sembra di essere noi quelli che andiamo ad esportare il verbo. Guardate, i contratti che hanno fatto con alcuni calciatori sono assolutamente vergognosi, con delle cifre spaventose. Ecco, nessuno dice niente. Prima ho citato il caso del Paris Saint-Germain, ma credo che nessuna tifoseria italiana si rivelerebbe al fatto se uno così comprasse l'Inter, il Milan, la Juventus, la Roma, il Napoli o la Lazio, a 10 volte, 20 volte il valore, poi li compra tutti quei giocatori, quei soldi sono sporchi, fanno schifo, però a quel punto per vincere si accetta. Ecco, è esattamente il contrario di quelle che hanno fatto quelle 30 persone di cui parlo nel libro, e ce ne sono anche molte altre che non sono nel libro, ho scelto delle storie che in qualche modo possono essere emblematiche per far capire che poi tutto parte dai comportamenti personali, che se si accettano quelle cose poi alla fine passa tutto. Ecco, penso che aiuti un po' a riflettere sul valore anche dell'attività sportiva, che poi trascina dietro anche altre cose. È, diciamo, per i ragazzini che si avvicinano allo sport, è il primo momento in cui apprendono che ci sono delle regole da seguire, no? Chi fa giocare a calcio capisce che non può fare gol in fuori gioco, quindi si deve adattare a un modo di convivere su regole comuni con altre persone. Ecco, noi a questo punto capiamo che è diverso il messaggio che arriva da queste situazioni. Allora, recuperare un po' di passaggi del passato che ci hanno aiutato a essere migliori rispetto a quelli che eravamo 100 anni fa, forse ci fa capire che bisogna guardare anche al nuovo che avanza con un occhio un po' diverso, cioè non far sì che queste lezioni che ci hanno dato queste persone non siano state in vano. Sono assolutamente d'accordo e ricontinuo a nominare appunto queste storie che poi tu dicevi inizio intervista, ho scelto quelle tra virgolette minori, ma secondo me è stato anche un punto di forza non parlare delle solite tra virgolette, perché sono storie anche abbastanza inedite. Dica, direttore. Ecco, volevo approfittare della presenza appunto di Stefano, che è un esperto di questa tematica. Non ho avuto il piacere ancora di leggerlo, e lo farò sicuramente, ma non avendolo letto, ti chiedo, nel tuo libro si parla anche dell'aspetto doping, parlo di queste sostanze che sono costretti ad assumere e che poi porta, abbiamo visto, in situazioni pazzesche, ti porta alla morte, quindi cioè ragazzi di 40, 45 anni che muoiono o che vanno sulla sedia a rotelle o con... ecco, non so se tu parli anche di queste cose, voglio sapere cosa ne pensi di questo. C'è anche questo aspetto, ovviamente, ci sono tutte le... E ho scelto una storia tra tanti, ero partito con l'idea di raccontare una storia che avevo provato, che conoscevo, di una signora che a tarda età ha deciso di far togliere il suo nome dall'elenco delle partecipanti alla staffetta 4% della ex Germania Est, perché erano tutte dopate, però non ci sono mai state le prove del doping, quel record esiste. Ci sono tre nomi, una X, mi sembrava una qualcosa che dopo, pur di non vedere il proprio nome sul record del mondo, che per un atleta è qualcosa di assoluto, insieme alla medaglia olimpica, che è la massima aspirazione. E mi sono imbattuto invece in un'altra storia ancora peggiore, cioè una delle tante storie peggiori che ci sono, perché fare una classifica è difficile, però questa colpiva molto, perché era una lanciatrice di peso che, per salvarsi da quanti ormoni aveva preso, è stata costretta a diventare uomo. È una storia terribile, perché poi i familiari l'hanno disconosciuta, poi si è sposata con una nuotatrice che aveva avuto gli stessi problemi, conosciuta a un processo, sono andati a chiedere i danni
allo Stato, ovviamente poi ha pagato la Germania unificata i danni provocati dalla Germania dell'Est. Quello era il periodo in cui i due blocchi non si facevano più la guerra, per fortuna, ma la competizione avveniva per la conquista dello spazio e per l'egemonia nello sport. Ecco, questo piccolo paese come la Germania Est ha conquistato in 20 anni di storia, poco più della sua esistenza, le stesse medaglie d'oro, più o meno le stesse medaglie d'oro che l'Italia ha conquistato in tutta la sua storia sportiva. È evidente che è impossibile, dai, che ci sia una parte di questo. Si vedeva il medagliere olimpico, c'era sempre l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la Cina, e poi la Cina quando ha cominciato a partecipare, prima ancora la DDR era terza. In qualche caso in alcune giornate arrivava anche prima delle altre. Era assolutamente qualcosa di sport, tutti lo sapevano. Cosa è successo dopo? È successo che quando è caduto il muro di Berlino, c'è stata l'unificazione, i tecnici della Germania Est sono stati presi un po' da tutti, l'abbiamo anche noi in Italia, quindi per fortuna sono stati messi in posizioni marginali, abbiamo preso magari quelli più tecnici, però siccome vincevano non è che abbiamo detto vabbè lasciamoli stare, i tecnici sono stati presi dagli altri, da quelli per bene, quindi bisogna anche stare attenti a poi a cosa accade dopo. Insomma, qui da questo libro si capisce che non c'è un mondo perfetto, questo non bisogna pensare che possa esserci un mondo perfetto, però le lezioni di queste persone sono molto utili. C'è la storia di una cestista americana che era la migliore, diciamo, nel basket, quello che corrisponde al basket NBA, al femminile. Lei si era trovata, una donna molto religiosa, andava spesso insieme al parroco a trovare dei detenuti in carcere, si era battuta in una storia di un ragazzo che non conosceva, che proprio raccontato questa storia si è convinta che era innocente, ha fatto di tutto, ha smesso di giocare, si è dedicata anima e corpo alla battaglia per liberare questo innocente, ce l'ha fatta e poi se l'è anche sposato. Cioè, poi c'è una storia molto americana, molto cinematografica, è molto recente perché si è conclusa con un matrimonio nel 2020 durante il Covid, la liberazione di pochi anni prima, però una che poteva guadagnare un'infinità di soldi, divertirsi e lasciar perdere, si è infilata in una storia del genere. Io consiglio, se qualcuno lo va a cercare su YouTube, c'è il filmato di quando il ragazzo esce dal carcere e lei è fuori per la scuola. È qualcosa che mette i brividi, credo che alla fine uno capisca benissimo, guardando quel filmato, che vale molto di più quella vittoria che qualunque partita si possa vincere giocando a basket, a calcio, a lavoro, a qualunque altro sport. Quella è una partita della vita, è una vittoria di quel genere, secondo me vale un milione di milioni di altre vittorie. Assolutamente sì, Stefano, ma è anche un po' quello che c'è dietro la lettura poi di questo libro, che ricordiamo parla appunto di diritti, diritti umani, si parla di rispetto, si parla di giustizia, si parla di libertà, si parla di cose fondamentali poi per la nostra vita. E poi sei riuscito a spaziare veramente attraverso queste storie tantissimo, perché come ha fatto notare il direttore si parla di doping, abbiamo detto di divario tra uomo e donne, di razzismo, ma aggiungo anche di disabilità, di autismo, di amore fra persone dello stesso sesso, di fondamentalismi islamici, di oppressione coreana, quindi davvero sei riuscito a spaziare su tantissimi argomenti pertinenti poi a questo titolo e a questa storia, che appunto poi si racchiude in quello che è questo prezzo e queste lotte e questi uomini ribelli e direi coraggiosi, che insomma non hanno avuto vita facile ma che hanno lasciato un grande testamento. Io ti ringrazio davvero per essere stato qui con noi, è stato un grandissimo piacere, ti faccio ancora i miei complimenti, ovviamente consiglio a tutti gli amici a casa l'acquisto e la lettura, e ti chiedo se sei al lavoro o con qualcosa di nuovo, se hai qualche anticipazione o se invece ti stai godendo questo momento. No, sto scrivendo una roba che è completamente fuori da questo ambito, per ora non ne posso parlare, ma è proprio un ambito completamente diverso, perché poi rifare un'altra cosa di questo genere potrei fare un secondo volume con altre 30 storie, ma credo che abbia poco senso, perché aggiungerebbe veramente poco, sarebbe semplicemente un bis. È un romanzo storico che è ambientato a Roma quando il Führer voleva rapire il Papa e voleva far sembrare questo rapimento come una liberazione, cioè un finto comando partigiano, che in realtà erano soldati dei tutti che rapivano il Papa, loro lo liberavano, lo portavano in Germania e lo tenevano
al loro soldo, diciamo così, per chiaramente poi questa cosa si scoperta, perché bisogna comporti al romanzo, quale sto lavorando, ci vuole un po' di tempo, ma credo ci sia dietro una narrazione molto bella di intrighi e tutt'altro genere, proverò a scrivere. Bene, fantastico. Allora noi ovviamente ti ringraziamo per questa anticipazione e ti aspettiamo, sei sempre il benvenuto. Intanto voglio ricordare appunto ai nostri amici a casa l'acquisto e la lettura di Il prezzo da pagare, storie di donne, uomini e ribelli, quando lo sport diventa lotta per i diritti umani e civili. Edizioni Il Foglio, prefazione Rosi Bindi, per Real Team TV Stefano Tamburini. Grazie Stefano, è stato un grande piacere, complimenti. Grazie a voi. Ciao, grazie. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ragazzi.